Signori, buonasera, benvenuti, anzi ben ritrovati dopo un po' di lunga assenza. Quindi speriamo che questo sia il punto di ripartenza un po' per tutti. Io mi presento per prassi, sono Antonio, tecnico macellaio della Fratelli Pagani, ma la maggior parte di voi è da tanto che mi conosce e quindi le presentazioni giusto per sono superflue. Ricominciamo questa demo iniziando a ringraziare chi ci ospita prima di tutto, perché è doveroso. Francesco, che ha messo come al solito in piedi un po' questa giornata, che è sempre importante, sono sempre formative e comunque sono anche impegnative da organizzare. E al solito con noi come Fratelli Pagani abbiamo sempre in questi percorsi la Unox, che ci supporta sulle cotture, ci spiega un po' quelle che sono le tendenze del momento. Fratelli Pagani la conoscete un po' tutti, azienda ormai leader di mercato per quanto riguarda il mondo del pronto cuoci, ma spaziamo anche in quello che è il mondo del cotto, dal prosciutto alle mortadelle, ai würstel, ai salumi stagionati. Quindi voglio dire, siamo un'azienda completa e possiamo supportarvi su tutte quelle che sono le preparazioni che più vi possono interessare. Prima di iniziare con le ricette, do la parola a Giuseppe, così ci spiega un po' che cos'è la sua azienda e poi iniziamo il nostro percorso. Io dico sempre, noi parliamo, interrompeteci, fateci le domande che ritenete opportuno fare, facciamo in modo che questo oretto e mezzo sia anche un po' un'interazione, altrimenti diventa una sorta di monologo noioso da parte nostra e basta. Soprattutto se c'è qualche dubbio, ci fate la domanda, vi togliete il dubbio voi e magari anche qualche collega chiaramente capta anche quello che magari era un qualcosa che non pensava potesse essere da fare, e quindi facciamo una cosa fatta bene per tutti. Grazie. Vi saluto anch'io, sono molto contento di essere qui oggi. Abbiamo già ripreso da qualche mese personalmente come Unox e come aziende a fare le fiere, quindi già è da un po' che stiamo rivivendo un po' la normalità. Però poi a livello territoriale, a livello proprio locale, sono sempre situazioni di crescita, di confronti e di condivisione, no? Non so se conoscete già la Unox come azienda, però oggi il cotto è un qualcosa che nel bene o nel male tutti scelgono di inserire, che sia una macelleria, che sia un fruttivendolo, che sia anche la
oltre che il classico ristorante, piuttosto che il panificio, che anche adesso il panificio fa. Perché? Perché con la tecnologia di oggi riusciamo ad avere dei margini e riusciamo ad aumentare la nostra offerta, perché il cliente che conosciamo già, che non ha tempo, che è sempre super impegnato nel macinare pensieri tutto il giorno, entra in macelleria, compra la carne, vede lo straccetto cotto, le costine, piuttosto che lo stinco, lo spezzatino, i pezzetti, la porzione se la compra. Vede la paella, vede la poke, il sushi che oggi faremo anche con Antonio, spende la grana per andare a mangiare sushi o il yukenito o alla carta, eccetera, e mangia il pollo, la carne, eccetera, nella macelleria di fiducia, magari un cliente che da anni si serve presso la vostra struttura, in un modo o nell'altro si fida anche del prodotto cotto che fate, quindi è un buon, e può essere un buon core business. Unoxid, azienda totalmente italiana, SPA, io nello specifico oggi mi occupo e sono il tecnico di Unox per la zona. Mi gestisco un po' di aree dalla Puglia all'Emilia Romagna, quindi oggi sono qui giusto per anche rispetto di Antonio, che mi aveva coinvolto e che mi aveva un attimo fissato già questo appuntamento. Totalmente made in Italy, quello che vi presentiamo oggi è Chef Top, che è il forno combinato dove ti permette di fare grigliature, cotture a bassa temperatura, che è quello che stiamo facendo adesso. Stiamo facendo un petto di pollo a bassa temperatura per poi magari strutturare delle insalate, piuttosto che strutturare dei tocchetti e servirli ai propri clienti magari scottati, ok? Possiamo anche servire il petto direttamente nel sacchetto al cliente, va bene? Perché poi se lo sfilaccia, perché poi se lo taglia, perché poi si condisce la sua insalata. Oggi vedremo un po' di cotture, vedremo un po' di situazioni. All'interno di queste macchine oggi non lo vedremo per ovvie ragioni, perché le preparazioni saranno diverse, però non è detto, perché magari grigliamo questa bella ribs, possiamo grigliare in maniera automatica senza margini di errori, lo vedremo dopo. Macchine intelligenti che ci chiedono che tipo di cotture vogliamo dare, che tipo di risultati vogliamo raggiungere, ok? Parliamo di intelligenza che nel 2022 ormai la normalità, anche perché il personale è sempre meno, persone qualificate ahimè scarseggiano, per dire, non ce ne sono proprio, quindi ancora di più facciamo affidamento sulla tecnologia. Grazie della parola, vi ringrazio. Grazie come sempre. Insieme alla brochure dove troverete tutte quante le ricette, tutti quanti i dosaggi, quindi anche per darvi un po' una sorta di promemoria, avete una brochure colorata. È una brochure che identifica un prodotto naturale che abbiamo messo in commercio da poco, che si chiama Meat for Fresh 20. Questo fondamentalmente è un batterio, se vogliamo, un batterio buono, che è messo negli impasti di hamburger, l'impasto di salsiccia, che va a bilanciare quello che è il pH della carne, va a mantenere profumo, fragranza, colore nell'impasto per qualche giorno in più, soprattutto adesso che inizia a far caldo, quindi c'è bisogno di dare protezione a quello che è soprattutto l'hamburger, soprattutto una salsiccia. È un prodotto completamente naturale, non si dichiara in etichetta, sono bustine da 25 grammi che vanno bene per 20 kg di impasto, e si può andare ad aggiungere a quello che è la vostra ricetta, la vostra classica salsiccia fatta, non so, col pepe, col finocchietto, col pomodoro, con la base del Burger Chef piuttosto che del premix salsiccia, poi fondamentalmente si va ad abbinare su quello che vuole. Però essendo che andiamo verso la stagione calda, se riusciamo a dare un pizzico di protezione in più a quello che è il preparato di carne trita, sicuramente è tutto a vantaggio inizialmente visivo del vostro prodotto, ma anche a livello organolettico. Detto questo, partiamo con quello che è la nostra base per fare degli hamburger. Prego. Una volta messo la bustina, l'antiossidante da eliminare? Allora,
tu puoi lavorare con l'antiossidante e quindi rafforzare la tenuta con il vitifer, oppure se vuoi lavorare senza antiossidanti, puoi lavorare anche senza antiossidanti, senza i 300, e quindi ti va a dare comunque la tenuta. In quel caso andiamo a supportare con un antiossidante naturale, un gamma 15 Novit, che ci dà comunque sempre una tenuta a livello di antiossidante, ma in questo caso è naturale, non parliamo più di E300. Può andare bene sia per uno che per l'altro. Oggi presentiamo il vitifer fresh perché stiamo parlando di pronto cuoci, ma per chi fa salumi da stagionare c'è il vitifer STG che sta per stagionato, che è utilizzato nei salumi stagionati, anche lì dal profumo, la fragranza aiuta nella stagionatura del salume. Sono due prodotti distinti, però danno un ottimo supporto. Partiamo con quello che è il nostro, diciamo, impasto di carne trita. Premix Burger Chef NA, 70 grammi per chilo. Qua, ecco, qua abbiamo come supporto l'antiossidante E300. Volendo lavorare al naturale, ok, senza E300, il Premix Burger Chef NA si va a sostituire con il Novit Burger Chef NA, che è lo stesso concetto: semolino di patata, fibra vegetale, sale, però invece di avere l'antiossidante 300 ha un mix di antiossidanti naturali all'interno. Quindi in questo caso il vitifer mi dà un supporto in più, mi dà un aiuto in più nella tenuta di colore. 2 grammi di aroma midollo per andare ad esaltare il sapore di quello che andiamo a fare. L'aroma midollo non so quanti di voi lo utilizzano, poi non mi ricordo. Comunque fondamentalmente è un esaltatore di salinità naturale. È un dado, se vogliamo, quindi dà una spinta di profumo in più a quello che è il tritato, a quello che è la salsiccia, ma non aromatizza, quindi qua non parliamo di aromatizzare, di andare a esaltare il gusto della carne. Formaggio sì, formaggio no, dipende da come chiaramente siete poi abituati, da come è abituato il vostro cliente. Mettiamo gli ingredienti sulla carne, sgraniamo a secco. 100 g di acqua fredda, naturale fredda. L'acqua fredda è fondamentale. Più l'acqua è fredda, più il risultato o dell'antiossidante o di un vitifer chiaramente è maggiore. Quindi lavoriamo con l'acqua sempre in frigorifero. Nell'acqua, se vogliamo, 10 g di marinata chef. E in questo caso, se utilizzate l'antiossidante, andate ad aggiungere l'antiossidante, quello che utilizzate voi, potrebbe essere il gamma 15, il Roxanne C-Red o il Color Fix, lì è una scelta vostra. Andiamo a completare l'impasto. E poi andiamo a dividere in due parti, andiamo a crearci due varianti di hamburger che stanno piacendo. Hamburger, polpette, poi potrebbe essere un po' tutto quello che, voglio dire, a livello di preparato di carne vi può interessare. Cipolla fritta disidratata, conoscete il prodotto, lo utilizzate già? Questa è una cipolla fritta, caramellata, disidratata. Se ne aggiungono 30 grammi in un chilo di impasto. Se piace, ci si possono aggiungere delle scagliette di scamorza, di provola, di grana, quello che volete voi. Anche di scamorza affumicata, la scamorza affumicata è un pizzico di gusto in più. E andiamo a crearci il nostro impasto in questo modo qua. Con la cipolla fritta, se non è messo nel macinato, ma è abbinato a del vostro formaggio, il formaggio che avete sul territorio, dei salumi, potrebbe essere il ripieno anche per una bombetta. Magari, non lo so, con un caciocavallo in zucchia, se vogliamo fare una bombetta un po' piccante, con del guanciale, con tutto quello che potrebbe piacere al vostro cliente.
pasto, ci prepariamo delle polpettine da 90, massimo 100 grammi. Ci prendiamo una fetta sottilissima di capocollo di maiale, andiamo ad avvolgere la polpetta e la fetta di capocollo in questo modo qua. Andiamo a creare un hamburger in questo modo qua. Per noi questo è un pork burger, poi voi chiamatelo come più vi piace. La cosa bella è che è una cosetta un po' particolare, perché la fetta di capocollo all'esterno gli dà una visibilità leggermente diversa. Diventa un hamburger che si può cucinare senza problemi sulla griglia, sulla brace, perché essendo rivestito dalla fettina stessa non si va ad attaccare. Ed esternamente gli possiamo dare una marinatura con la gustosi bionda, miele e birra. Quindi andiamo comunque a completare l'aromatizzazione, a completare il sapore e nel banco chiaramente con la gustosi sulla fettina di capocollo andiamo anche a creare protezione, quindi la fettina stessa non si va ad asciugare. Altrimenti vi fate l'hamburger classico senza fettina di capocollo, e in quel caso potreste fare anche l'hamburger del diametro 130 o 150, giusto per non presentarlo da 10, perché è un po' banale se vogliamo. Con l'altro mezzo chilo invece possiamo creare un altro gusto, un'altra variante di hamburger. In questo caso andiamo ad utilizzare aroma barbecue naturale. Quanti di voi utilizzano questo prodotto? A differenza delle gustosi, l'aroma barbecue naturale è un'aromatizzazione in polvere, quindi indicata per gli impasti, che sia un hamburger, che sia una salsiccia al barbecue, se vediamo il più delle grigliate, potrebbe essere una cosetta particolare, oppure essendo che non ha sale, potete andarlo a gestire insieme a tutte quelle che sono le vostre speziature per andare a marinare, non lo so, una vetta di pollo, farci uno straccetto, farci delle costine. Vi personalizzate un vostro prodotto, potete andarlo a mettere nel pan grattato, quindi creare una panatura che sappia di barbecue. In questo caso vanno 10 grammi di aroma barbecue per chilo, 20 grammi scusate di aroma barbecue per chilo di carne, gli diamo un paio di grammi di prezzemolo, giusto perché così fondamentalmente lo andiamo anche a differenziare a livello visivo nel banco, e l'aroma stesso prima di utilizzarlo lo andiamo ad allungare con un pizzico di acqua, questo perché lo rendiamo cremoso, quindi messo nell'impasto riusciamo a distribuirlo senza problemi, altrimenti la polvere si attacca sulla prima carne che trova e quindi poi chiaramente si fa fatica a gestirlo.
e ci siamo fatti anche un hamburger aromatizzato al barbecue. In questo momento l'aromatizzazione di barbecue piace un po' a tutti. Poi il periodo delle grigliate, quindi ci sta ancora di più. Quindi andarsi a creare l'hamburger piuttosto che la polpetta spiedinata, la polpetta panata, da qualsiasi cosa, quello l'uso dell'hamburger è un qualcosina di diverso, di particolare. Poi è chiaro che su una base di tritato classico ci fate tutto quello che volete e ci andate a creare tutte le varianti che più vi possono piacere, i funghi piuttosto che le verdure, piuttosto che un gusto sì qualsiasi per dare un profumo. Anche 20 grammi di gusto sì, la bionda è una base classica, fate l'hamburger di maiale, miele e birra, se piace è buonissimo, la gusto sì piccante, se volete fare una cucina di piccante, poi lì è una gestione vostra in base anche a quello che piace al vostro cliente. Cosa un po' diversa invece la facciamo col tritato. Per i preparati. Misto oppure? Allora, la carne era utilizzata in base a quelle che sono le vostre esigenze. Io, se devo fare un impasto per tramezzini piuttosto che polpettone e patate, preferisco una carne mista, bovino o suina. Però ci sono esigenze dove si deve lavorare solo il bovino piuttosto che solo il suino. Quelli è da gestire in base alle esigenze. Se non vogliamo utilizzare il Breaks Burger Chef neanche, che comunque è una base sempre neutra, quindi non ha granché di sapore, potremmo utilizzare il premix tramezzini e gna, dove abbiamo un pizzichino di pepe all'interno. Stesso discorso, premix tramezzini è con le 300, il novit tramezzini e gna è equivalente senza le 300. Poi è chiaro che c'è il premix burger allo snack, al formaggio, agli spinaci, alla pizzaiola, quindi potete andare a creare delle varianti per come più vi piace. Io per esempio, una cosa che non faremo perché è un ripetersi, l'hamburger di pollo che vi ho studiato come ricetta lo faccio con premix tramezzini, perché quel pizzico di pepe all'interno sul pollo mi dà un po' di gusto in più, altrimenti il pollo sa di niente, sa di pollo, esatto. Noi in realtà fra 20 secondi il pollo lo sforniamo. Benissimo, così spieghiamo che cosa abbiamo fatto. Al premix tramezzini vado ad aggiungere del premix crocchetta. Premix crocchetta, che molti di voi sicuramente utilizzano, è una classica base che nasce per fare le crocchette di patate, messa in una variante da 30-50 grammi chilo insieme al tramezzino, mi permette di avere più morbidezza, l'impasto più morbido, dove riesco anche ad andare ad abbassare i costi perché vado a mettere all'interno un 12-15% di acqua e quindi ottengo un prodotto che comunque io non lo guardo sotto il lato commerciale, perché il lato commerciale puoi mi insegnare che si aumenta qualche centesimo e si va a recuperare, però lo guardo sotto l'aspetto qualitativo, faccio qualcosa che è un po' più morbido, un po' più succoso, che oggi al cliente piace tantissimo. Aggiungo sempre 2 grammi di aromatizzante. In questo caso posso anche non mettere formaggio, perché nel premix crocchette ho già una base con del formaggio all'interno. In questo caso 150 grammi di acqua, i 10 grammi sempre della variante chef e l'antiossidante, come ho detto prima, in base a quello che siete utilizzati. Ho insieme anche il mitfer per dare supporto e allungare qualche giorno la vita del prodotto. Sgrano sempre a secco come ho fatto prima col burger, aggiungo l'acqua, finisco l'impasto. Così nel frattempo, se tu vuoi spiegare che cosa hai fatto, come basta la temperatura e tutto il resto, io mi faccio un pasto e via. Certo. Come... Grazie. Bassa temperatura. Avete mai sentito parlare di bassa temperatura? Zero gradi, vero. Beh, diciamo che le giornate stanno migliorando, quindi andiamo a lavorare in positivo. Però la bassa temperatura, da che mondo a mondo,
Già lo utilizzate? Sì. Quanti di voi vanno in cottura? Il signore lo conosco già da un po'. Chi fa bassa temperatura? Alzatemi le mani. Ok, quindi il resto non fa cottura, presumo, giusto? Di solito in macelleria, perfetto. Comunque, così, giusto per descrivervelo, la bassa temperatura è una cottura lenta, bassa, ok? Nello specifico, in base alla tipologia di carne, ok? Abbiamo infornato del pollo, quindi carne bianca, nello specifico un petto, l'abbiamo messo sotto vuoto, l'abbiamo marinato, Antonio, con della marinata soft, dei grilli, quindi è un pizzico di profumo di carne in questo caso, ma si potrebbe utilizzare anche il Giros Grill, che molti di voi utilizzano, se si vuole dare un gusto un pochino più accentuato, il Super Grill, se si vuole dare un pizzico di piccantino, oppure si possono anche andare a mischiare dei grilli e Giros Grill, così andiamo a smorzare sia il gusto del curry ma anche quello della paprika, quindi viene un bilanciamento molto, molto delicato. Chiaramente qua la marinatura l'abbiamo fatta stamattina, però l'ideale sarebbe marinare il giorno prima, almeno dare una notte di riposo in modo che la carne si possa insaporire meglio, proprio il risultato sicuramente sarà ottimale. Esatto quello che dice Antonio, noi naturalmente siamo qui giusto per anche darvi un attimo un po' di know-how un attimo differente, ma la bassa temperatura con la marinatura magari fatta anche prima consente sicuramente alla materia prima di avere un gusto completamente diverso, un morso completamente diverso, un calo peso che non esiste, ma soprattutto la versatilità di una cottura standard che poi posso fare con la griglia, posso fare porchetti, posso fare l'insalata o un petto cotto lentamente che posso gestire in tanti modi, come voglio. Ok? Come l'abbiamo cotto? L'abbiamo cotto all'interno del nostro chef top che, come vi accennavo prima, è un forno a cottura combinata, quindi l'abbiamo cotto come in realtà si utilizzava qualche anno fa, ok? 100% del vapore, tipo bagnomaria, la camera completamente satura di vapore ad una bassa temperatura, nello specifico 69 gradi su una carne bianca. L'abbiamo cotto per un'ora e mezzo. Un'ora e mezzo, naturalmente non abbiamo cotto solo un petto, ma nello specifico su questa macchina qui che è un 5 teglie per questioni logistiche, pratiche, eccetera, possiamo caricare naturalmente. Quanto pesa più o meno un petto, voi che siete i professionisti del settore? Esatto. Più o meno, su una teglia ne metteremo 7-8, facciamo 10, andiamo sui 3 kg a teglia, questo è un 5 teglia, abbiamo fatto 15 kg di pollo a bassa temperatura sotto vuoto. Cosa succede anche confrontandoci con il signore che diceva sì, ok, ma io devo accendere un forno per fare un pollo, un'ora e mezzo acceso, sono solo consumi. Antonio giustamente diceva, oggi il concetto del cotto è un concetto in continua evoluzione. Perché? Perché cucinando in questo modo e quindi anche gestendo bene l'alimento, ok? Perché io l'ho imbustato, l'ho insacchettato, sto gestendo perfettamente la chef life di questo prodotto qua, perché è terminata la cottura e grazie alla tecnologia di chef top io me lo tengo in mantenimento, quindi ce l'ho caldo. Sentite il forno? Non si sente proprio. Temperatura di servizio, le classiche vetrine calde per chi dà il cotto, di solito sono a 62 gradi, solo che dopo ci metto il pollo allo spiedo, la carne, il brasato, quello che sia, e c'ho il sugo che mi fermenta, c'ho un pollo che si secca completamente, c'ho, ok? All'interno di un forno combinato, dopo la cottura di un'ora e mezzo, io lo tengo in mantenimento con un 10% di umidità. Ritornando al discorso che diceva anche Antonio, il concetto del cotto oggi è, per una macelleria in questo caso, perché stiamo parlando di quello che è nel vostro settore, cucino, abbatto e metto nel banco frigo. Banco frigo a vista, dove un cliente che mi vede un pollo del genere, una costina, piuttosto che un hamburger già cotto, che arriva, la signora arriva a casa, lo taglia, accende la griglia, lo metto sulla griglia, 2 minuti e l'hamburger è pronto. Ok?
questa è la nuova tendenza, questa è la bassa temperatura. Andare a servire un prodotto igienicamente sano, a livello di HCCP gestito in una maniera pulita, idonea, proliferazione batterica zero, perché io mantengo, abbatto e stocco, etichetto, sono a posto, ho un petto che cotto oggi mi dura un mese e mezzo nel palco, non ho sprechi, sotto vuoto un mese e mezzo, abbattuto, ok? Abbattuto bene, fatto come si deve e gestendo le cose come si deve. Quindi che io oggi mi faccio 50 kg di pollo, adesso parlo di pollo, ma qualsiasi roba, ok? Gestito con questa modalità di cottura qua, io ho sprechi zero. Il bello di Unox qual è? Che viene nella tua macelleria e te lo fa provare. Ok, non ci credi a quello che diciamo? Bene, io vengo nella tua macelleria, che cosa vuoi fare? Una porchetta? Vuoi fare dei würstel? Vuoi fare dei salumi? Vuoi fare un arrosto misto? Vuoi cucinarmi queste ribs, questi hamburger? Ok, io mi metto a casa tua, un'ora, due ore, in base all'esigenza, scarico il forno con questo carrellino qui, lo allacciamo, come avete visto qui, alla presa elettrica e idrica, e facciamo tutte le cotture che volete. Ti piace? No, guarda, i risultati di cottura non mi soddisfano. Amici più di prima. Ti piace? Sì. Se vuoi andare avanti, il contatto del nostro partner di zona è lì, valuta. Sono macchine che voi ad oggi più che mai, con la tecnologia che avanza, con le connessioni internet, con l'industria 4.0, con il credito d'imposta del sud eccetera, ci aiutano ad avere innovazione all'interno della nostra struttura. E magari se devo dare 100 euro allo Stato, mi compro un forno, mi compro un banco frigo, mi compro un maturatore, che sia sia, però è una roba mia, ok? Quindi adesso abbiamo sfruttato Chef Top per fare bassa temperatura e fino a che il maestro delle carni non mi dice che possiamo porzionare il petto, o se lo dobbiamo porzionare, lo so, lo lascio in mantenimento, ok? Io c'ho una cliente che non so quando arriva, vuole il prodotto caldo, lo lascio in mantenimento. Io direi che possiamo toglierlo al sottovuoto. Esatto. Lo finiamo con un filino di marinata soft, lo asciughiamo, lo finiamo con un filino di marinata soft, se non dispiace, e gli diamo un po' la grigliatura, perché se ci facciamo una tagliata, o se facciamo un'insalata di pollo o qualcosina, chiaramente grigliato ha un effetto visivo diverso, altrimenti così avremo un po' quell'effetto di pollo bollito. Ho perso il pollo in questo modo, una volta che è cotto, abbattuto, raffreddato, è fatto a fette, potete andare a pastellare e panare, quindi ci fate anche delle cotolette o dei bocconcini precotti, il classico nuggets che oggi l'industria vende e di cui tutti vanno avanti. La cosa bella è che veramente potete gestirlo come più vi piace. Tagliamo sul tagliere? Lo vuoi spennellare? No, lo voglio spennellare con un po' di marinata, asciugare, spennellare con un po' di marinata e poi rinfornare, così a posto. Lo prendiamo un pochino. Fai tu? Sì. Perfetto. Intanto, allora, che si asciuga un attimo Antonio, perché spiego questa situazione qua. Io resetto Chef Top e mi inizio a preparare per grigliare, ok? Come di solito si griglia a casa? Si accende la griglia, si accende il fry top, si accende la legna, il carbone, ok? Il vantaggio che ci dà Chef Top è di avere delle teglie che ci consentono di grigliare, perché essendo un forno combinato noi abbiamo lo stesso ambiente, condizione climatica di una griglia all'interno di una scatola chiusa. Quindi mi inserisco la mia teglia che si chiama Super Grill all'interno della camera di cottura, ci chiudo e adesso come si griglia sul forno? Non ho la più pallida idea. Ci abbiamo sempre un aiuto che si chiama Chef Unox, è anche molto intuitivo Chef Unox, molto semplice, e ci chiede: ma vuoi grigliare solo un prodotto, quindi cotture automatiche, o vuoi grigliarmi un arrosto misto, salsiccia, capocollo, hamburger, verdure grigliate, eccetera?
voglio grigliare solo il pollo, però magari non si sa mai, magari Antonio dopo vuole grigliare contemporaneamente un hamburger, non lo sappiamo se ci arriva un altro cliente, quindi mi vado a gestire il multi-time. Nello specifico ci chiede come mi devo settare, voglio grigliare. Bene, io in due clic ho acceso la legna, ho messo la diavolina, ho acceso e in un secondo, anzi in realtà ci mette 5 minuti adesso che abbiamo lavorato col vapore, quindi c'è acqua all'interno, arriva a 240 gradi. Come vedete la salita termica in camera è importante, ok? Sale in maniera importante, perché sono macchine prestanti, di ultima generazione, ok? Acciai fatti apposta, studiati apposta, triplo vetro interno per compiantare la temperatura, quindi i gradi all'interno sono misurati. Scusami Antonio, ma io non sono abituato a, di solito a parlare, a fare come sei bravissimo a farlo tu, eh? Adesso ti faccio vedere io come si fa. Nel frattempo che tu parli, con le manine gli metti sopra un po' di manina, ti do un pennellino. No, no, preferisco con le mani. Preferisco con le mani? Ok. La marinata fondamentalmente all'esterno mi serve perché mi aiuta a distribuire il calore, la fonte di olio, quindi mi distribuisce il calore, mi dà un pizzico di rosolatura in più. Se voglio dare del sapore particolare invece della marinata chef o soft, vado ad utilizzare una gusto sì, quindi vado ad arrotondare un gusto. In questo caso, avendo messo io già del curry, non voglio spingere troppi sapori, perché poi se facciamo qualcosa che è troppo speziato potrebbe anche non piacere. Chiaramente ci manteniamo su una marinatura molto, molto classica. La cottura a bassa temperatura, come spiegava Giuseppe, soprattutto su una costina, su quant'altro, è importante, perché oggi c'è tanta gente che fa la grigliata, ma non sa una costina così da dove deve iniziare a cuocere. Il risultato potrebbe essere mediocre e la critica è: non ho sbagliato io a cucinare, perché io cliente non sbaglio mai, ma è il macellaio che mi ha dato la carne che era dura, perché il 90% delle volte la critica è questa, giusto? Allora, voi in questo caso, facendo qualcosa del genere, veramente andate a facilitare il compito del cliente, ma la cosa importante, voi qua non state vendendo più un prodotto costina o petto di pollo, voi state vendendo al cliente un servizio. Il cliente oggi sul servizio non guarda il prezzo. Oggi il cliente che cosa vi va a chiedere il prezzo? Vabbè, il petto di pollo adesso costa dei prezzi pazzeschi, ma nella normalità il cliente guarda il prezzo della fettina, della salsiccia, dell'hamburger e del macinato. Se voi un qualcosa di questo glielo date cotto, imbustato, tutto il resto, il cliente noi lo vediamo, quindi non è per convincervi di un qualcosa, penso che lo vedete anche voi. Oggi il cliente compra e porta a casa. Il signore ci dice: io sto lavorando soltanto col fornello. Non penso che la sera quando arrivino a chiedere bombetta al fornello le fanno storie sul prezzo. Però se magari quella bombetta la vende, però sono pochi. Però se invece lei la bombetta fresca in macelleria messa nel banco ha, non lo so, io dico una cavolata, ha 10 euro piuttosto che, ma è cara. Giusto? E allora ecco qua, fare anche questo è innovarsi, cercare di non restare indietro, perché fermarsi comunque significa dare spazio alla concorrenza che è agguerrita, e andare anche a gestire, anche a chiudere il cerchio, quindi fidelizzare il cliente. La grossa distribuzione, questo che stiamo spiegando a voi, non può farlo perché non ha i tempi, non ha la gestione. Quindi voi, concentrandovi su questo discorso un po' diverso, sul pronto cuoce, sul pronto cuoco, andate a dare al cliente un servizio in più, che se vuole quel servizio lo trova da voi, per la vostra cortesia, la vostra qualità della carne, la vostra gentilezza. E quindi penso che sia anche importante questa cosa qua. Vorrei aggiungere solo una cosa in relazione al discorso di Antonio, perché UNOX, nello specifico anche io personalmente, seguiamo la GDO. Qui magari in Puglia abbiamo il gruppo Megamark, che c'ha i DOP e Famila. Se ci date uno sguardo dietro i laboratori, le macchine che utilizzano per la maggiore sono UNOX, hanno più di 100 forni installati. E quello che noi andiamo a fare, lo stiamo facendo proprio in questi giorni su Brindisi,
perché anche loro si sono accorti che se danno il botto guadagnano di più. Ecco la tecnologia che Unox sta mettendo sul mercato, che è una tecnologia accelerata, perché adesso si va sempre per la ipervelocità, andiamo tutti di fretta, andiamo tutti sbattendo, dobbiamo fare, fare, fare. Unox ha messo sul mercato una macchina che ti consente di avere un hamburger cotto in un minuto e non cotto in un minuto così, cotto alla perfezione in maniera professionale in un minuto. Cosa vuol dire? Che la GDO adesso sta sfruttando l'onda, sta sfruttando questo momento, perché io passo dalla pescheria o dalla macelleria, gli chiedo: guarda, mi fai un arrosto misto, me lo vengo a ritirare alle 10:30? Il tempo di fare la spesa. Dopo 4 minuti l'arrosto misto ce l'hanno già da sporco. E se noi continuiamo a rimanere, come dice Antonio, fermi sulla nostra comfort zone, possiamo vendere e continuiamo a vendere quello che abbiamo sempre fatto. Tutto qua, volevo paragonare anche ci sta. Grande distribuzione che ad oggi ci sta. Assolutamente, si sta bene, non sta regalando il prodotto, perché la cosa è giusto che sia, non sta più regalando soprattutto la carne. La gente continua ad andare, ma sta pagando la carne, ma compra anche più cara di quella che la paga da fuori macelleria, comprando sicuramente la qualità diversa. Comunque, questa è la nostra sfoglia di carne che nel frattempo io ho fatto. Cosa molto importante, vi fate quell'impasto di trito, vi stendete le sfoglie, grandi o piccole che siano, dipende che cosa ci dovete fare, ve le conservate in frigorifero, ce le avete già pronte, man mano che vi servono non dovete fare altro che prendere la sfoglia, mettere sul tavolo, far uscire e mettere nel banco. Quindi andate anche ad ottimizzare il lavoro. Poi ci facciamo un mini roll. Questa è la grigliettera, Antonio? Sì. Conosco lo piano. Ma grigliamo anche questa costina, volete vedere le ribs grigliate? Secondo me sì. Perfetto. Quindi andiamo a grigliare il pollo intero con le ribs. Andiamo a grigliare i due prodotti contemporaneamente. Ok? Questa ribs, Antonio, la vuoi approfondire adesso? Dopo. La approfondiamo dopo, va bene? Voilà. L'assorbimento e il consumo, grazie all'intelligenza di oggi, dopo vi mostrerò, ci monitora quanto mi è costato cuocere a bassa temperatura questo pollo. Quindi io ho fatto la cottura di un pollo a bassa temperatura, sono stato 1 ora e mezza. A fine giornata ci clicco su un bottone e lui mi dice: guarda, per cucinare questo pollo ho speso 5 euro di energia, 2 euro di energia. Ok, ce lo dice lui quanta energia ha consumato. Quanta acqua per il vapore consumato. E anche adesso che stiamo grigliando, lui ci dirà quanto ci è costato grigliare la mia costina. Perché sono la tecnologia oggi ti fa i conti in tasca. Soprattutto viene brevettata per farti risparmiare, non per farti consumare. Ti ho detto, lo vediamo dopo. Quanti batte sopra? Io devo sapere che la corrente che ho, se la mattina, no? Questo 9 kW e 3. Quindi una macelleria almeno 20.000 cose deve avere per poter andare avanti. Sono 11.000, che basterebbe per quello. E quindi dipende da quanti kilowatt hai. Dipende quanti kilowatt hai. Quanto assorbe una cella? 1.000, 1.500, poi abbiamo vari tipi di cose. Magari c'è il condizionatore. C'è il condizionatore al 1.500, 2.000, quindi chiaro, arriviamo a fare tipi. Quindi bisogna avere una certa capacità di corrente. Un'attività ad oggi? Ma non è più una normale, ma è grande. La normalità dipende che cosa si intende per normalità, no? Comunque, scusami Antonio, informiamo. Griglia di supporto, dove il mio cliente mi ordina la roba da grigliare, io all'interno ho la griglia pronta a temperatura, ci clicco sulla prima riga vuota e se io ho già salvato un mio processo di cottura me lo trovo nella mia rubrica. In alternativa chiedo aiuto sempre.
sto grigliando del pollo, nello specifico un petto di pollo. Lui mi dice: ma un petto di pollo intero o a fettine? Mi fa delle richieste, questo è un petto di pollo intero, ma soprattutto mi chiede: che tipo di cottura al cuore vuoi? Al sangue, media o ben cotta? Noi in realtà abbiamo già grigliato, abbiamo già cotto il pollo, quindi lo portiamo ad 80 gradi, ma stiamo attenti sempre un po' alla cottura, perché è già cotto a bassa temperatura. Ci premo start e lui mi dice: guarda, per cuocere il pollo io ci metto circa 10 minuti. Petto di pollo, 10 minuti. Ho insfornato anche le ribs, sono di maiale. Grigliatura costine. Quanto pesa più o meno questa costina? Mezzo chilo. Facciamo 400 grammi. Che doratura esterna voglio realizzare? La voglio bella dorata o la voglio chiara? La voglio rosolata. Ci premo start, mi dà anche 10 minuti per le costine. Quindi io in 10 minuti, senza avere una persona fissa lì sul fornello o sulla griglia o un dipendente da pagare al mese, ho la grigliatura che me la fa Chef Tom. Ok? Io adesso vado di là, non sono attento a grigliare. Che ci pensa Antonio ad arrotolare il suo... Benissimo, allora, sfoglia di carne trita, farcitura centrale, dal prosciutto e formaggio a tutto quello che volete voi. Sul discorso farcitura, ripeto, non abbiamo una linea, non abbiamo una regola, siamo su tutto quello che più vi piace. Cosa faccio? Una volta che ho fatto la farcitura centrale, vado a piegare una parte di sfoglia all'interno in questo modo, vado a piegare l'altra parte di sfoglia. Facendo questo lavoro io mantengo all'interno in cottura il formaggio, perché non avendo più spazio non fuoriesce in cottura. Dopodiché vado ad arrotolare, vado a guardare con delle fette di pancetta fresca, giusto per dare anche un po' di colore, per mantenere un pizzico di morbidezza in più in cottura, e con l'aiuto della carta forno vado a stringere la caramella in questo modo, e vado a formarmi un polpettone da vendere all'interno. Qua stiamo parlando di un trito misto, ma si può fare anche col pollo, quindi fate un polpettone di pollo, la carne ve la gestite in base a quello che vi interessa valorizzare. Esternamente, sia per dare del colore, per non far ossidare la carne, ma soprattutto per andare a dare personalizzazione, posso marinare con l'agrustosio ortolana, che è una marinatura a base di verdura, quindi gli do una puntinatura di verdure. E poi con il dorso del coltello ci vado un attimo a disegnare due rombi in questo modo qua, che può sembrare una gran cavolata, però poi visivamente nel banco ha un occhio diverso. Io me lo sono sempre chiesto, sai? Decorazione esterna potrebbe essere classico prezzemolo, delle granelle di pistacchio, del peperosa, oppure un mix di fiori commestibili. Questi fiori commestibili sono un prodotto sempre dell'azienda Fratelli Pagani, solo che nascono a marchio Montosco. Montosco è un'azienda del gruppo, essendo che già fa una linea di prodotti, abbiamo preferito mantenere chiaramente il nome di questa azienda, però è sempre il prodotto Pagani. Come prodotto Pagani è questa linea di glasse, queste sono glasse da accompagnamento sulla carne cotta, sono glasse da vendere al cliente finale, quindi da tenere eventualmente sul banco con un espositorino, se vi fa piacere, dove all'interno c'è un mix di spezie, ci sono dei bartolini col sale e con degli oli aromatici. Poi magari Francesco, quando passerà, vi farà vedere la brochure, approfondirete con
fuori il discorso, però è un prodottino che voi magari mettete sul banco con il vostro espositorino, il cliente arriva, oltre a comprarsi la carne, compra le spezie, compra l'olio, compra le grassi in questo modo e può andarsi a fare lui qualcosina di particolare, di personale a casa. Un'altra delle cose importanti che sono nate quest'anno, nate nel nostro discorso commerciale, è ufficialmente la commercializzazione in Italia del sale Maldon. Sale Maldon è qualcosa che penso conoscete un po' tutti, sono dei fiocchi di sale che nascono in questa cittadina in Inghilterra. È un sale molto, molto pregiato, fondamentalmente si utilizza sulle carni pregiate, la tagliata mentre cotta, su un hamburger, anche su una cosina, perché no, messo a fine cottura. Abbiamo le confezioni, i secchiellini in questo modo, da utilizzare eventualmente voi in griglieria, in braceria, che cosa. Oppure abbiamo le confezioni piccoline, questo è sale classico, questo è sale affumicato, da mettere anche lì sul banco e poter vendere al cliente. Ripeto, oggi questo è un sale molto, molto apprezzato. Io lo lascio qua, poi dopo lo vediamo. E finalmente siamo riusciti ad avere appunto l'esclusiva della commercializzazione in Italia. Fatte le sfoglie, tutto ciò che voglio andare a fare mi viene facile, mi viene veloce, quindi come dicevo prima, mi fate tutte quante le sfoglie, ve le tenete in frigorifero, man mano che vi servono ce l'avete già belle pronte. Poi ci facciamo dei crocchettoni di maiale al pistacchio. Fette di onza di maiale tagliata sottile di lungo. Andiamo a prendere la nostra sfoglia di carne fritta. Ce la andiamo a dividere più o meno in parti uguali. Poi andiamo a prendere del formaggio spalmabile, potrebbe essere una robbiola, potrebbe essere uno stracchino, potrebbe essere della Philadelphia. Utilizzate un formaggio spalmabile, quello che piace a voi. C'è anche la ricetta di come si fa questo ingrediente. Quindi 250 g di crema di formaggio, 100 g di farina di pistacchio, chilo di Delhi Grill, così diamo un pochino di profumo di curry e cumino, e anche qua o del formaggio grattugiato o comunque delle scagliette. A me piace mettere le scagliette perché mi danno una consistenza, una struttura diversa. Vado a rimescolare tutto. Chiaramente è importante prepararsi l'impasto del Philadelphia, lasciarlo riposare mezz'oretta in modo che il formaggio vada ad asciugare e vada a rendere più strutturato. Io in effetti l'ho fatto in anticipo questo lavoro e me lo ritrovo qua. Anche questo impasto in questo modo potrebbe essere il ripieno per una bombetta, quello della traccia ad aggiungere della mortadella, dello speck, dei salumi vostri, tutto quello che vi potrebbe piacere. Fetta di formaggio. In questo caso è la scamorza affumicata che ci dà un pizzico di profumo in più.
andiamo ad arrotolare in questo modo. Andiamo a chiudere sempre la caramella, in modo che soprattutto il formaggio ci rimanga all'interno. Fatto questo lavoro ci andiamo a preparare la pastella. Quanti di voi utilizzano la pastella per fare le panature? La pastella è una miscela di amidi che si può utilizzare andando a sostituire le uova, quindi evitiamo il problema di contaminazione, di cariche batteriche e quant'altro, oppure eventualmente si può utilizzare anche accompagnata con le uova, dipende come siete abituati. Di solito io faccio 100 g di pastella e un 160 g di acqua, anche qui acqua fredda, perché comunque ci andiamo ad immergere la carne, quindi abbiamo bisogno di non creare shock termico, di non creare sbalzi di temperatura sulla carne. Facciamo questo lavoro e poi ci andiamo a preparare una panatura al pistacchio. Se voi andate a guardare anche sulla brochure, noi abbiamo segnato due tipologie di panature, una colorata che è questa qua, fatta con del pan grosso bianco, giallo, arancio, prezzemolo, pomodoro e carota, e un'altra fatta con panatura cortina chips, panatura croccante, pistacchio, carota e pomodoro sempre. 40 secondi e le costine dovrebbero essere cotte. Non si sa mai. Dovrebbero essere cotte. Successivamente, vedi in giallo già da lontano il colore ti indica che mancano pochi secondi. E per il petto abbiamo altri 40 secondi. Okay. Cosa molto importante, le panature le vado a gratinare sempre con la marinata, o marinata chef o marinata soft. Perché? Perché oggi non frigge più nessuno. Un prodottino panato si cucina nel forno casalingo oppure nella friggitrice ad aria. Se dove sono delle panature tostate, chiaramente mi vanno a seccare ancora di più. Facendo questo lavoro di gratinatura, io creo una sorta di panatura preunta. Quindi mi viene più bella come colore, mi dà brillantezza nel banco, ma in cottura mi rimane più friabile, mi rimane più croccante. Hola. Fatto le mie costine abbastanza rosolate, la marinatura vedete come fa la sua parte, ok, con una macchina prestante, e in 10 minuti io ho fatto una costina abbastanza rosolata. Questo implica cosa? Che se avessi voluto una rosolatura inferiore, io in 8 minuti, in 7 minuti avrei avuto comunque il risultato di cottura. Chiaro? Bene, adesso il pollo anche ci dice che abbiamo rosolato abbastanza. Adesso mi faccio un giro per farvi capire un attimo anche a livello visivo se un prodotto sembra grigliato o meno. Anzi, lo mettiamo vicino alla telecamera, no? A favore di camera. Bene,
Ok? Sembra grigliato? E scotta? Scotta? Adesso che facciamo? Porzioniamo? Se vuoi sì. Io nel frattempo che cosa ho fatto? Ho preparato la pastella, ho iniziato ad immergere i miei crocchettoni nella pastella stessa, li lascio un attimo sgocciolare e dopodiché li vado a girare in questa paratura. Faccio una pistacchio all'esterno e poi pistacchio all'interno. Se all'interno mettete un qualcos'altro, all'esterno potete colorare la paratura con quello che piace voi, solo con prezzemolo, piuttosto che con l'erba cipollina, piuttosto che con quella aromatizzazione al barbecue, se gli vuoi dare un profumo di barbecue. Voi vi gestite la paratura all'esterno anche in base a quello che rimane all'interno, non c'è una regola. Il risultato al taglio all'interno è questo qua, molto molto invitante, credo. Ripeto, l'idea del pistacchio è per fare un qualcosina di particolare, visto che adesso si consuma anche tanto il pistacchio, ma poi il resto ci fate tutto quello che volete voi, con quello che vi piace. Non esiste una regola, è giusto un'idea. Non volete utilizzare il maiale perché vi serve andare a valorizzare la fesa di tacchino, utilizzate la fesa di tacchino. Vi serve andare a valorizzare la fettina sottile di vitellone, utilizzate il vitellone. La carne rimane comunque da utilizzare, poi quella che chiaramente vi interessa lavorare a voi. Andando a prendere sempre delle fette di onza di maiale, in questo caso, invece andiamo a fare dei bocconcini agrumati con una marinatura al finocchietto. Non so quanti di voi utilizzano l'arbusto sì al finocchietto. Nessuno. Benissimo. Prodotto completamente nuovo. Infatti un prodotto che è uscito da poco. La marinatura con di finocchietto ha una base di finocchietto, un pizzico di menta e un po' di limone, quindi per dare anche un po' di acidità e un po' di dolcezza. Una marinatura da carne equina, da carne di maiale, da mettere in un impasto di salsiccia, da mettere in un impasto di tritato, da darci a spennellare, a marinare qualsiasi preparato. Potrebbe essere una costina di maiale per fare una cosetta diversa, potrebbero essere delle fettine di capocollo di maiale, potrebbero essere delle bombette con all'interno un po' di salsiccia al finocchietto. Finocchio selvatico o classico? Finocchio selvatico, molto, molto profumato. E cosa faccio? Divido sempre la sfoglia più o meno in parti uguali, vado a prendere lo stack. In questo caso utilizziamo una fetta di speck, mettiamo sempre una fetta di formaggio che non ci guasta mai e andiamo anche qua ad arrotolare. Ma mentre prima abbiamo fatto una sorta di crocchetta rotonda, qua facciamo una sorta di bocchino mantenendolo tendenzialmente piatto, così. Andiamo a prendere una fetta di arancio, ce la posizioniamo sulla fettina di onza.
e andiamo a fare una classica legatura da, da involtino in questo modo qua. E una volta fatto questo lavoro andiamo a spennellare con l'arbusto sì a filo stretto. Come variante, volendo, ci potete fare anche degli straccetti di maiale, dove io ho aggiunto oltre agli spicchi di arancio anche delle mandorle, perché ci stanno bene. Se fate una polpetta di maiale o di cavallo con la gustosia filocchetta, ci abbinate un po' di arancio, un po' di scorzetta d'arancio e delle mandorle tostate all'interno, fate una polpetta che sta piacendo tantissimo. Quindi comunque cerchiamo sempre di fare qualcosina un po' di diverso, di particolare, di invitante, in modo che il cliente per male possa sempre provare qualche novità. Decorazione esterna con delle tacche di pepe rosa e gli diamo sempre un po' di fiori colorati. Una cosa importante, sempre tornando al discorso del cotto, è un prodottino che vi faccio vedere adesso, quindi saltiamo un po' da quella che è la scaletta. E questo qua è un fondo di cottura. Questo è un fondo di cottura in polvere che una volta lavorato con dell'acqua caldissima diventa proprio una sorta di salsina d'accompagnamento. Quindi anche lì, quando andate a servire un prodotto cotto e lo andate ad accompagnare con un qualcosina di particolare, non fate altro che andare ad arricchire quello che è il piatto, quello che state vendendo al vostro cliente. Se io vado a prendere dei crocchettini, in questo caso i petto di pollo cotti, ci vado a mettere sopra il mio fondo di cottura, sono andato ad arricchire il piatto. Quindi mi diventa cremoso, mi diventa gustoso, mi diventa una cosetta diversa, particolare. È un fondo di cottura che si sposa con qualsiasi tipologia di carne cotta, dal rosbif di vitellone all'arrosto di maiale, al petto di pollo, alle polpette, agli spiedini, a delle semplici alette di pollo fatte nel forno, che invece magari di essere vendute così asciutte, se vogliamo, con il fondo, in questo modo vengono arricchite di gusto, ma anche commercialmente. In questo caso fate anche un qualcosa di importante, perché calcolate che 100 grammi in un litro di acqua da mettere 100 grammi di prodotto, e noi consigliamo poi di utilizzare un 250 grammi di fondo di cottura già pronto per chilo di carne cotta. Quindi significa che un chilo di arrosto, un chilo di polpette, con 250 grammi di questo va ad aumentare il peso, e tutto quello che è nel contenitore, nel packaging, comunque va sulla bilancia, quindi crea peso. Oltre, però, ripeto, io guardo sempre l'aspetto qualitativo del prodotto, oltre a dare al cliente qualcosa di diverso, di particolare. Il cornetto e lo spiego, avanza molte volte, si sfilaccia, si fa con l'insalata, giusto? Va benissimo. Cambiare ogni tanto, perché anche quell'insalata poi lunga potrebbe stancare. Allora farlo solo in parti, quindi non togliere comunque osso, pelle, niente, farlo in parti, benvenino, andarlo a condire con un fondo di cottura in questo modo, mi permette di dare al cliente sempre quel colletto che voi dovete chiaramente
Venere, però presentato, venduto in modo diverso. E quindi anche lì è un qualcosa in più e di diverso che date al vostro cliente. Oltre al fatto che il prodotto in polvere, se voi lo andate a mischiare insieme a quelle che sono la droga per arrosti, piuttosto che il girosgrill, piuttosto che delle vostre spezie, e quindi andare a marinare all'esterno della carne prima di metterla in cottura, vi conferisce un sapore di arrosto maggiore alla carne, e quel liquido che fondamentalmente la carne perde in cottura, che voi andate a raccogliere in aneddoto, è già un qualcosa di leggermente addensato, come se avessimo messo un po' di farina o di maizena. Quindi quei succhi stessi già li andate a recuperare, allungati con un mix di fondo di cottura in questo modo, diventa una cosa diversa, particolare. Questo chiaramente è fondamentalmente un prodotto per il cotto, però voglio dire, qualcuno di voi il forno ce l'ha, la gastronomia la fa, quindi potrebbe essere un qualcosa di interessante. Direi proprio di sì. E io direi che facciamo un po' 5 minuti di pausa, perché mi vedo un po' già... qualcosa che con le preparazioni non c'entra niente, che però abbiamo fatto in questi giorni, degli hamburger in skin e delle bombette in skin. Lo skin è un sottovuoto che chiaramente fa all'industria, fa la grossa azienda come loro, è un prodottino che ha una tenuta più lunga, però personalizzato potrebbe essere un qualcosina di interessante da avere a chi ha la vetrina, che ha un murales da mettere anche nel banco insieme a quelle che sono le vostre preparazioni, perché poi è chiaro che anche voi tutto non riuscite a fare. Noi proponiamo, diciamo, però poi tra il nostro dire e il fare realmente molte volte di mezzo c'è il tempo che manca. Loro con questa proposta dello skin riescono a fare un hamburger che ha una bella durata, a parte che hamburger fatto anche di qualità, perché vabbè, la gente la conoscete prima di me, quindi lavorano la materia prima di qualità. Poi siamo riusciti a studiare anche una base che dà un bel colore, non ha un'aromatizzazione eccessiva, perché sennò potrebbe sapere di industriale, quindi potrebbe essere una cosa interessante. È un bel progettino che si sta sviluppando, quindi perché non tenerlo in considerazione. Prima di andare avanti, io direi che possiamo mettere in cottura il riso per il sushi, sì. Se no poi non riusciamo a farlo, giusto? Esatto. Il pesce lo vogliamo? No. Il pesce? Il riso per il sushi. Che ne dobbiamo fare del sushi. Però dobbiamo aspettare che passi questa moda, solo questo dobbiamo fare. Ahimè, dobbiamo. E c'era la canzone di un salentino che diceva, sicuramente la conoscete, che ne dobbiamo per fare del sushi se non abbiamo le pozze e i ricci. L'avete mai sentita? Ok, vabbè, però in un modo o nell'altro, come abbiamo trattato questo riso? L'abbiamo messo in teoria, naturalmente non l'abbiamo fatto per ovvie ragioni, però come va trattato un riso per poi andarlo a gestire a vapore in forno? Va messo a bagno il giorno prima, va messo a bagno il giorno prima, il giorno dopo viene risciacquato almeno 7-8 volte, successivamente viene inserito all'interno di una teglia, ok? Questa è una teglia alta 4 cm, dove su ogni chilo di riso andiamo a inserire circa 750-800 grammi di acqua, o di brodo, o in base a quello che è, ok? Magari con anche gli strumenti, adesso non so. In questo caso, per dare del sapore, perché sennò verrebbe qualcosa di sciapo, nell'acqua abbiamo messo il Supraro Extra. Questo è una sorta di... è un esaltatore di disabilità idrosolubile, quindi Supraro Extra si chiama. È un po' come l'aromamidollo, è una sorta di dado, però la differenza è che questo qua nell'acqua si scioglie, quindi crea il profumo del brodo. L'aromamidollo invece è da mettere sulla carne, perché se lo mettete nell'acqua non è idrosolubile, quindi non andrebbe a sciogliersi. E quindi gli diamo il sapore del un po' di brodo, se vogliamo, anche perché di fare il sushi con l'aceto di mela, con lo zucchero, col
col sale, con la carne, fondamentalmente non ci azzecca più di tanto. Manteniamo un gusto abbastanza classico, anche perché facciamo una sorta di sushi che non è proprio quello originale. Io, fosse per me, non lo farei a prescindere. Però, ripeto, è un prodotto del momento, sarà una moda, sarà quello che vogliamo. Però vediamo che in macelleria viene chiesto, quindi allora è giusto farlo. Poi, ripeto, io spero che passi presto di moda. In un modo o nell'altro, avete mai cotto riso a vapore? No. No. La semplicità di Chef Top è veramente unica, perché andando a cliccare sulla nostra rubrica, tipo la rubrica telefonica, ok? Ci vado a cliccare su programmi, i miei programmi, o la cottura del riso su Chef Vapore. Quindi in un modo o nell'altro io ci vado a cliccare, premendo Start, anche un ragazzo di 20 anni ti può cucinare un riso sushi per il vapore. Con tre click ho messo l'acqua a bollire. Come? Esatto. Perdonami. Questo nello specifico è un riso... No, è un riso ribe, giusto? Questo è un ribe. Potrebbe andare bene anche un riso Roma, un riso a chicco piccolo. O comunque adesso vendono già risi per sushi, riso per sushi che è anche già stato lavato dall'acqua, quindi passa soltanto pepero, mettono nella teglia, mettono l'acqua e infornare, quindi evitare tutto quel processo di lavorazione. Esatto, come dice Antonio, fare il riso per il sushi non è uno schiocco di dita se dobbiamo fare il sushi giapponese, il riso per il sushi giapponese. Ma visto che siamo in Italia, siamo nel Salento, dobbiamo anche personalizzarci un po' le nostre ricette, no? Ok, le rivisitiamo. Quindi noi l'abbiamo rivisitata al modo nostro, un chilo di riso, 750 grammi d'acqua, l'abbiamo aromatizzato con i prodotti pagani, sapidità, gusto, eccetera, attendiamo il nostro Chef Top che ci avvisa quando possiamo infornare. Si sta raffreddando, sta a 100 gradi, deve arrivare ad 80, ma l'acqua in realtà quanti gradi bolle? 100. A 100, quindi qualora io volessi posso anche infornare adesso, non ho problemi. Ok? Mi suona, mi lampeggia, apro la porta, magari prima ho grigliato, ok? Quindi stava a 240 gradi, devo fare il riso, discesa termica, 100 gradi, veramente in pochi minuti, inserisco la mia teglia. Della sonda non devo fare più necessità, non mi serve più, ci chiudo e mi parte la cottura, 30 minuti. Boh, devo fare gli arancini? Posso sfruttare la stessa cottura per fare gli arancini. Devo fare una paella di carne? Posso sfruttare la cottura del riso per fare una paella di carne. Anche sfruttando una tagliata di petto di pollo? Perché non l'insalata di riso, o adesso vanno anche tra virgolette di moda le poke. Ecco, e la poke è un po' cosina che è già diversa dal sushi e diventa un piatto unico. Commercialmente andiamo anche a vendere un po' cosina che ha un peso sulla bilancia e lì veramente diventa interessante, perché abbiamo la base del riso, abbiamo la nostra carne, c'è la parte di verdure o di insalata, quello che piace a voi, che poi fondamentalmente sta andando a sostituire la classica insalatona. Però ecco, quello è un qualcosina che in gastronomia, come piatto unico, è qualcosina che ci sta, va benissimo. Anche perché, ripeto, la poke, a differenza di un sushi, impegna anche meno tempo nella preparazione e quindi commercialmente si fa più veloce e sulla bilancia abbiamo un peso diverso. Si usa lo stesso riso, perché il concetto della poke, il concetto del sushi fondamentalmente come riso è uguale, non cambia nulla. Poi lì vi potete divertire con tutti gli ingredienti come vi piace. Abbiamo parlato di tagliata di petto di pollo, ma perché non delle polpette? Perché non delle bombette accompagnate dell'insalata? Gli straccetti. Perché non degli straccetti? L'importante è che ci sia una suddivisione tra quello che è il riso, quello che sono quella che è la carne, che vabbè, non lo facciamo con la carne, e quelle che sono le verdure. E poi lì giocate sempre sopra con quello che è la granella di mandorla, piuttosto che il pistacchio, piuttosto che le noci, ed entrano anche in gioco di nuovo queste classi.
accompagnamento, perché poi sulla poke c'è sempre qualcosina di salsine che dia un gusto, quindi avendo anche queste, è vero che abbiamo detto che è un prodotto per il cliente finale, però il laboratorio utilizzato su un preparato in questo modo, poi è andato a personalizzare quello che è il preparato. Delle scaglietti di formaggio, perché non degli scaglietti di formaggio? Ecco, allora sfruttato in quel modo il discorso del riso ha un valore commerciale importante. Sono sushi, diciamo, va bene, lo facciamo se vogliamo farlo, perché è un po' la moda del momento, però non è un qualcosa a cui io sinceramente io ci punto. La poke? Sì, per l'estate sì. Perché l'estate che rientra dal mare, che non ha voglia di cucinare? Però... Certo, noi adesso stiamo lavorando a vapore con del riso, perché stiamo parlando di sushi abbinato anche alla carne, ma per fare una poke posso anche tranquillamente lessare il riso, lessare del riso venere, lessare della quinoa, lessare dell'orzo, e quindi abbinarlo del couscous, abbinarlo anche alle carni. Certo, assolutamente sì. E ritorniamo anche al discorso di prima, lì non stiamo vendendo più la carne, stiamo dando a un servizio, la poke diventa un servizio, costa 2 euro, costa 10 euro, costa comunque minimo da 9 euro a salire. Io mio figlio ogni tanto esce da scuola, dico dove andate? Andiamo a mangiare la poke, papà costa 10,90 euro. Prenditela, cioè ti dico, tu sei a scuola, io sono al lavoro, dico no, non prendertela. Però voglio dire, se andiamo a fare un calcolo, 10,90 euro, ma di materia prima ci saranno 2 euro, 3 euro massimo. Allora sì, che quello è un prodotto commerciale che io, vista l'onda del momento, andrei a sponsorizzare e andrei a sfruttare. Anche delle cotolette fatte, tagliate, messe lì con il discorso della verdura, dell'insalata e tutto il resto. Sì, sì, ma soprattutto cercare di sfruttare quello che avete in macelleria, senza fare in modo che dovete andare a fare un, tra virgolette, l'ulteriore costo di qualcosa. O comunque sfruttare molto poco, la verdura grigliata, che comunque la grigliate e diventa particolare, l'insalata, la rucola. Cos'è che in questo modo qua? Allora, detto questo, ricominciamo un attimino dalla palatura. Palatura croccante, non so, io chiedo sempre perché visto che da tanto che non ci si vede non so quanti di voi la utilizzano. La usano? Cornflex tostato è una palatura che non ha sale, non ha spezie, quindi si può andare a speziare, ci si può mettere un pizzico di sale come più vi piace, perché è importante questo, altrimenti la palatura risulterebbe sciapa. In questo caso abbiamo il sale mandorlo. Andiamo a metterci un po' di sale d'acqua. Se piace leggermente affumicata, potete andarci a mettere il sale affumicato, quindi è una vostra scelta. E che cosa faccio? La panatura la vado sempre a gratinare con la marinata. Stesso discorso, anche la cotoletta ormai non si frigge più, si fa nel forno o si fa nella friggitrice ad aria. Facendo questo lavoro ho una panatura che viene croccante, friabile anche dopo cotta. E soprattutto nel banco, così com'è, mi dà più brillantezza di colore. Fettina di lonza di maiale, potrebbe essere vitello, potrebbe essere petto di pollo. Panate quello che volete, chiaramente. La vado ad immergere le fettine nella pastella, dopodiché con una mano tolgo le fettine dalla pastella, con la mano asciutta vado a fare questo lavoro qua. Fettine non molto grandi, perché andiamo a raddoppiare il peso della fettina stessa con la pastella e con la panatura in questo modo, quindi se abbiamo una fettina grande, più che sottili, se sono grandi divisa a metà. Anche perché dobbiamo stare sempre attenti alla battuta sulla bilancia, che è un'altra nota dolente. Prima, giusto per
fare così, senza far nulla, lo stesso lavoro l'ho fatto su delle sovraccosce di pollo. Tolta la pelle, passate nella pastella e panate, però lì per dare un po' di colore, un po' di particolarità, sono andato ad utilizzare quella panatura al pistacchio, perché mi piaceva comunque mettere nel banco qualcosa di panato particolare, che avesse un po' di colore. È presente il glutine, no? No, questo c'è il glutine. C'è il glutine, come c'è il glutine chiaramente nella pastella chef. Però, voglio dire, ci sono le panature senza glutine. SG e la pastella SG. E la pastella SG anche senza glutine, qualora dovesse aver bisogno di lavorare senza glutine. Da queste fettine, però, che cosa facciamo? Ne tiriamo fuori una ricettina un po' simpatica, particolare. Ci prendiamo le fettine panate. Ci prendiamo una mezza fetta di speck, ci mettiamo sempre una fetta di scamorza e un po' di rucola. Se non è rucola potrebbe essere del radicchio, potrebbe essere dell'insalata riccia, potrebbe essere una verdura grigliata, se avete grigliato delle verdure, poi andate a utilizzare una qualsiasi verdura in base a quello che vi piace. Andiamo a fermarle con lo stecco in questo modo qua e ci andiamo a fare delle rustichelle di maiale, o chiamatele come più vi piace. La cosa bella che cos'è? Che da una stessa ricetta io vado ad incarnarmi delle varianti. Mi sono reso conto che ho fatto troppe cotolette, rischio di non vendere, oppure mi sono avanzate dal giorno prima, comunque sono buone, sono fresche, però non le presentavo ancora come cotolette, eventualmente le vado a presentare in questo modo qua. E il cliente comunque nel banco percepisce un prodotto diverso, percepisce un prodotto nuovo, particolare, e quindi vado ad accontentare quel cliente che magari ha comprato la cotoletta un po' di giorni fa, non la vuole, ma facendo in questo modo gli do un prodotto visivamente e comunque anche di gusto diverso. Poi c'è il formaggio, c'è lo speck, c'è il verde della rucola, quello che piace a voi, ecco. No, ti preoccupare. Degli straccetti. La variante di straccetti ne abbiamo segnato più di una, col pollo, col tacchino, col maiale, col vitello, giusto per darvi l'idea. Lo straccetto è un prodotto estivo che piace tantissimo, questo in questo periodo da spadellare velocemente è qualcosa di interessante. Noi che cosa andiamo a fare? Per dare succosità, per dare morbidezza, soprattutto se facciamo lo straccetto di carne bovina o di carne equina, per dare anche tenuta di colore, andiamo a fare sullo straccetto una premarinatura. Premarinatura che serve a darci tenuta di colore, ma anche succosità, perché facciamo in modo che lo straccetto vada ad assorbire un 5-6-10% di acqua. Quanti di voi utilizzano il mix di tensione 10? Allora, il mix di tensione 10 è una sorta di fibra solubile.
si scioglie in acqua e permette alla carne di assorbire quel, come dicevo, quel 5-10% di acqua, ma la cosa importante è di trattenerla in cottura, altrimenti avremo qualcosa che, rilasciato l'acqua, non è più uno straccetto soltanto in padella, ma diventa una carne cotta in acqua. Di solito il dosaggio è un chilo di carne, ce lo avete scritto sulla stampa, se volete poi dargli un'occhiata o che cosa, 10 grammi di mix ritenzione 10 di base. E visto che io a questo punto faccio assorbire acqua alla carne, perché non dargli anche del sapore? Quindi se io insieme al mix ritenzione 10 vado a utilizzare o il Giros Grill o il Belly Grill o il Supra Non Extra, che cosa faccio? Faccio in modo che la carne all'interno abbia del profumo, abbia del gusto. Quindi 100 grammi per chilo di acqua, se vado a lavorare della carne bovina, della carne di maiale, 50-60 grammi di acqua se vado a lavorare del pollo o del tacchino, perché chiaramente assorbe meno acqua. I prodotti li vado a sciogliere in acqua, quindi vado a creare proprio una marinatura in acqua a tutti gli effetti, li vado a versare sugli straccetti e poi andando a rimassaggiare in questo modo non faccio altro che dare un aiuto al prodotto e fare in modo che il prodotto mi assorba l'acqua. Faccio un lavoro di questi su 10 kg di straccetti, me li divido in buste da 1 kg, 2 kg, per, dipende che cosa mi torna comodo, me li metto sotto vuoto, per 6-7 giorni io ho una premarinatura di straccetti già fatta. Al momento che mi serve, anche all'ultimo minuto, arriva la signora Maria, voleva gli straccetti di vitello alla pizzaiola, tolgo gli straccetti dalla busta sotto vuoto, gusto sì pizzaiola e via. E gli ho dato un prodotto che è sempre comunque morbido e succoso, che se glieli faccio al momento col vitello o col pollo non avranno mai quella morbidezza, quella succosità all'interno. Una volta fatto questo lavoro, mi vado a marinare la carne per come mi piace, gusto sì a scelta, non c'è una regola, andate a fare un po' tutto quello che vi piace. In questo caso lo straccetto di pollo l'abbiamo pensato con le mandorle, se piacciono le mandorle, e l'abbiamo pensato con la gusto sì orientale al curry, se piace il curry, perché come abbinamento ci sta bene. Il dosaggio delle gusto sì, però chiaramente a questo punto non è più 100 grammi per chilo, perché avendo messo già una premarinatura con del sapore dobbiamo scendere, perché altrimenti diventerebbe troppo salata. Quindi di gusto sì ne andremo ad utilizzare tra 70 massimo 80 grammi, perché se no usciamo fuori anche con i parametri del sale. Se poi non voglio fare un qualcosa che sia completamente al curry, ma abbia un gusto un po' diverso, particolare, faccio un 70% di curry, 30% di gusto sì rossa, che è base di paprika dolce e pomodoro, e quindi gli vado un po' a smorzare il sapore e dare un pizzico di colore in più. Mescolo tutto, vassoietto, chiaramente vado a dare la decorazione, potrebbe essere delle foglie di prezzemolo, decorazione, cosa? Il curry? Sì, col pollo o col vitello no, col vitello dopo ne facciamo un'altra di marinatura, per esempio ne abbiamo fatto una con la gusto sì ortolana che adesso rivediamo. Dove abbiamo aggiunto dei pomodorini,
però sul vitello ci manteniamo su cose un po' più classiche. Vado a mettere due fiorellini. Se voglio due bacche di pepe rosa. E anche qua vado a utilizzare delle mandorle a fette da posizionare sopra, non da rimescolare con quella carne, perché sennò mi prendono il colore della marinatura e quindi chiaramente non mi si vanno a vedere più. E anche qua, comunque del fatto, vado a mettere del colore, vado a dare vivacità. E poi è chiaro, andiamo sempre a sfruttare quella parte di petto di pollo che non si affetta bene, la punta della fesa del tacchino, oppure lo facciamo con le sovraccosce di pollo, che sono ancora più morbide, più gustose. Questo è lo straccetto di vitello. Io, per non annoiarvi, la premarinatura con un mix di tensione 10 l'ho già fatta, perché il concetto è uguale, a prescindere dalla carne, quindi mi sembrava superfluo stare lì a ripeterla. Un chilo di carne, 100 grammi in questo caso di gustosia ortolana. Quanti di voi utilizzano la gustosia ortolana? La gustosia ortolana è una base di verdure, zucca, zucchina, asparago, carota, molto profumata, molto gustosa. Rimescolo, quindi ho anche una marinatura che non mi va a coprire il colore della carne, quindi perché il vitello è anche bello da farlo vedere in rosso, non da assombre. Dopodiché, pomodorini tagliati a spicchi, del mais, delle olive nere e mi sono fatto uno straccetto con la spadellata in questo modo. Anche lì sugli straccetti potete andare a spaziare come farcitura con tutto quello che volete. Il discorso è sempre lo stesso. Ho un chilo di carne, una crostosì e quindi il mais piuttosto che una verdura grigliata, e poi andate anche a lavorare con quelli che sono i prodotti di stagione. Il prodotto adesso è prodotto di verdure, zucchine, peperoni. Fare lo straccetto con le zucchine, con i peperoni. Se lo prendete della zucca, utilizzate la zucca. Così andiamo anche un po' a mantenere delle stagionalità, che sono una cosa molto, molto importante. Allora, nel tempo che facciamo un'altra ricetta. Tasca? La tasca. Che solitamente si usa per fare la tasca? Un rollè. Ma la che va nel macinato. E se la facciamo tagliata, la fare sulla dritta, la fare sulla brace? La divido per metà. La piego in questo modo. E andiamo a valorizzare un taglio così,
questa fatta in terra sulla griglia è fantastica, al sangue. Stesso discorso lo fate con la copertina di spalla, che comunque è sgrassata e morbidissima. Però questa io la faccio spesso a casa sulla griglia, è fatta al sangue, è veramente buono. Stesso concetto, così ci fate eventualmente la marinatura e c'è la marinatura, la presentazione di un diaframma, fare sulla griglia, sulla brace, valorizzare un diaframma che comunque è sempre un prodottino che fondamentalmente non ha tutto questo gran valore per quanto sia un prodottino pregiato. Ah, io il padello l'ho presentato così, marinato, con a modi di tagliata, però fatto anche così, da fare sulla griglia, sulla brace è più bello, è più simpatico. E poi perché no, anche questo lavoro fatto con un qualsiasi pezzo finale di, non lo so, la punta di, la parte finale della fese che comincia a essere stretta e non si vende più, con la parte... Però cioè, sì, perfetto, o anche la punta dello scavone, perché no, anche lo scavone. Comunque qualcosa che non abbia un valore, chiaramente, in modo da poterglielo dare. Mi sono messo la mente. Possiamo dargli una marinatura leggermente aromata, se gli vogliamo dare un profumo che abbia un retrogusto leggero di arancio, limone e mandarino, altrimenti andiamo con la marinata soft classica. O abbiamo comunque sempre a disposizione le gusto sì, mariniamo con le gusto sì. Come spezia diamo invece il country decor. Quanti di voi utilizzano il country decor? Questo è un mix di pepe rosa, pepe verde, c'è dell'alloro e c'è del sale medio all'interno. Quindi è anche bello perché si vede la speziatura proprio come concetto di tagliata, quindi non è una marinatura, questa è un'aromatizzazione, è una speziatura. Ce l'ho, io vado a mettere un pizzico di sale in questo modo e vado a farmi una finta tagliata così. Già salato, perché nel country decor c'è già un bilanciamento di sale, è ottimo da utilizzare sugli spiedini, è ottimo da utilizzare su qualche arrosticino, è ottimo da utilizzare anche su una tagliata o su una bistecca da fare tagliata, è ottimo da mettere anche su quello che potrebbe essere la bombetta perché gli dà un sapore particolare, oppure per chi ha un discorso di griglieria, di braceria, è un prodottino che messo nel macinasale a tavola, invece di metterci il sale classico, quando il cliente va a mettere sopra il sale gli dà della profumazione particolare. È ottimo anche per un discorso di marinatura in sottovuoto, perché a differenza delle gusto sì che hanno la base dell'olio, quindi poi chiaramente si vanno un po' ad espandere e perdere nella busta, la speziatura rimane sulla carne e quindi si vede bello anche in quel modo lì. È un modo diverso di presentare una tagliata, perché una tagliata marinata con le gusto sì non ha tutto questo gran senso, sinceramente, è una fettina marinata, stop. Così invece per me ha un senso diverso, poi ripeto, è un'idea, il resto della ricetta per come vi sembra giusta, per come piace al vostro cliente, poi ve la gestite voi come volete. Abbiamo finito? Di cuocere? 4 minuti. Ci mancano 4 minuti, però assaggiamo, non si sa mai. Assaggiamo. Diciamo una cosa che
l'altro. Non voglio pure anche qua. Io piace. Allora, la tostina che avete assaggiato prima. Di solito nelle altre volte penso che molti di voi utilizzano come speziatura all'esterno il Pagani Dry Rub. Ok, Pagani Dry Rub, per chi non lo utilizzasse, è la base di paprika leggermente affumicata, leggermente piccante, all'interno ha un mix di spezie, più sale e zucchero. Quindi sulla carne cruda lo zucchero si scioglie, quindi crea la marinatura cremosa. Al contrario, sulla carne cotta, avete visto, caramellizza, quindi crea quella crosticina croccante all'esterno. Variante al Pagani Dry Rub c'è il Pagani Dry Rub, che non è piccante, perché non a tutti piace il piccante. Stessa ricetta fatta col Pagani Dry Rub, però come abbiamo fatto questa in versione non piccante, che è ottimo da utilizzare anche sul pollo. Quindi la letta di pollo marinata, la tagliata di petto di pollo, uno spiedino, il dosaggio è 30 grammi al chilo sempre di marinata di agrumi e un 30 grammi al chilo di Pagani Dry Rub. Ottimo anche per fare le ribs di scottona. Per chi le vuole fare, per chi le fa. E la cosa bella è che questo discorso di prima, facciamo la marinatura, sempre la marinatura secca mi asciuga anche la base oleosa, messa in sottovuoto mi rimane bella da vedere, mi vado a fare la cottura ponendo in sottovuoto, non mi perde tutto questo grande olio che mi perderebbe se dovessi usare una busta, sì, quindi ho un sapore molto più concentrato sulla carne. Marinate la carne il giorno prima per il giorno dopo, perché qua oltre al discorso che è importante che la marinatura entri nella fibra della carne, se la base di paprika non si va a sciogliere per benino in cottura poi va a bruciare, quindi chiaramente non facciamo una cosa fatta bene. È un prodotto che può andare bene anche sulle patate al forno, magari con la buccia, invece di fare, oltre a fare base di patata al forno, salvia, rosmarino e quant'altro, andando ad aggiungere una spolverata di Dry Rub sulle patate quasi a fine cottura, andate a creare quella caramellizzazione particolare, quindi diventano delle patate alla paprika che se piacciono, accompagnate con qualcosina di sfizioso, vi permettono anche sulle patate di avere una referenza in più, diversa, potrebbe essere una cosetta simpatica in questo modo. Ma alla fine la cosa bella che più o meno quello che noi facciamo vedere lo potete andare a gestire su tante tipologie di carne, non perché abbiamo fatto appunto la costina con Dry Rub che è solo quella, ma tante altre, non perché abbiamo fatto lo straccetto col curry è solo curry, il curry messo nel tritato di pollo vi potrebbe far diventare un hamburger di pollo al curry, messo nella panatura vi potrebbe far diventare una panatura al profumo del curry, giusto per darvi qualche esempio. La cosa bella è che poi con gli stessi prodotti ci andate a spaziare dove e come volete voi. E invece l'idea appunto di valorizzare anche il discorso dell'ombatello era questa qua, di farla eventualmente questo qua già a fette di un giusto spessore, tempo di essere scottato in padella o sulla griglia, e in questo caso o utilizzare sempre quel country decor oppure dare una marinatura
di ginepro e rosmarino, che noi l'abbiamo già provata e dà il suo buon sapore, che è la Custosi mediterranea. Non so quanti di voi la utilizzano. Ottima per marinare anche degli arrosti, di maiale, di vitello, da marinare degli arrosticini, da marinare il coniglio, da mettere, non so se qualcuno lavora il cinghiale, da utilizzare la marinatura sul cinghiale, perché sul maiale stesso, perché poi il ginepro meno male con la selvaggina, perché no con la selvaggina. In questo caso abbiamo un chilo di carne, 100 grammi di custosì, qualche ora di riposo e poi via. Una scottata veloce. Qualcuno fa gli hamburger di diaframma? Mai fatti nessuno? Buoni, eh? Lo so, però chi ama il diaframma e gli si scrive hamburger di diaframma sa che sta comprando quello lì, è chiaro. Siamo scarsi di comunicazione, perdonatemi, non voglio venire a insegnarvi le sere a casa vostra, me ne guarderei bene. Oppure siamo convinti che quella tipologia di carne è scura e rossa, ma credo non piace perché è così. E io invece, facendo anche un lavoro, come voi sapete, preciso delle macellerie completa per completa, ho voluto provare in alcune situazioni, anche con macellerie tra virgolette vicino a casa, dove c'è un rapporto anche di amicizia e quant'altro, e sono quelle cose alla fine siamo riusciti anche a spuntarla la ricetta, perché se io metto che è hamburger di diaframma, è chiaro che me l'ha comprato il cliente che sa che cos'è il diaframma, però se metto hamburger, è scuro, è nero, non lo vedo più. Da noi si vende la salsiccia calabra, stop, punto. Abbiamo iniziato a fare la salsiccia bianca. No, ma la salsiccia bianca qua non si vede perché è bianca, la vedono brutta di colore. Non sa bene. Invece, pian pianino, provando a fare 2 kg, 3 kg, adesso da noi si vende salsiccia bianca. Io poi mi piace anche un po' andare a mischiare. Bianca perché non c'è estratto, non c'è né pomodoro né peperoncino, ci sono tanto sale e pepe. Quindi è tipo la salsiccia napoletana, bianca. Ho lanciato in alcune zone la zampina, no, ma da noi la zampina no, il pomodoro no, eppure provando, insistendo, ci sono adesso zone che non sono in Puglia, come anche in Puglia adesso si usa l'estratto di peperone calabro per fare la salsiccia. Ecco, io ripeto, senza, per carità, non voglio offendere nessuno, ma tutte, ci manca quel pizzico, a me per primo, di comunicazione, e quindi allora chiaramente si crea questa sorta di storia qua. Allora, bene, il riso è pronto. Il riso è pronto. Perfetto, io preparo un attimo la carne e cosa facciamo? Nel frattempo capiamo quanto è costato cucinare questo riso. Capiamo quanto è costato cucinare questo riso. Perdonami, qualche hamburger lo facciamo assaggiare, è un problema? Assolutamente no. Perché c'era la signora che voleva anche assaggiare l'hamburger con la cipolla. Subito. Ecco. Mi avvicino un attimo le mani e arrivo. Oh, quanto ci è costato questo riso. Adesso guidiamo l'hamburger per la signora. Con la cipolla. Già che ne approfittiamo che non c'è Antonio, quindi possiamo attendere per grigliare anche perché la signora sta chiacchierando. Il DC Stats è quello che ci fa i conti in tasca. Di solito noi siamo abituati che i conti in tasca ce li fa lo Stato, no? Però in un modo o nell'altro, se io inizio a fare il cotto, entro in un famoso mondo che si chiama food cost.
capire quanto mi costa per capire il prezzo di vendita. Allora il ristoratore generico medio, il 99%, cosa fa? Compra la zucchina e dice: io la zucchina l'ho pagata 1 euro, quindi per ovvie ragioni mi vendo la zucchina alla griglia per 3, la vendo a 3 euro, tanto ci sto guadagnando. Abbiamo questo modo di fare che è un forfettario. Poi noi nel Salento siamo sempre poeti, no? Quando ci fissiamo un appuntamento ci vediamo verso le 3, ci vediamo verso le 3:15, poi magari arriviamo dopo un'ora, insomma, no? Siamo un po' così. Detto questo, quando si tratta di grana, su ste robe dobbiamo stare un attimo attenti. Il report di utilizzo che ci dà Unox praticamente ci dice quanto ci è costato il forno in termini di energia, acqua per il vapore, detergente, perché sono forni che si autolavano, e quanto tempo sono stato con la porta aperta. Sono un macellaio distratto, sono stato 40 minuti con la porta aperta, ho sprecato 40 minuti di energia, ok? Nello specifico, andando nella giornata di oggi, che è 5 maggio, noi abbiamo fatto alle 15:41, quando voi ancora non eravate arrivati, il pollo a bassa temperatura. Vedete che me lo visualizza nella rubrica? Naturalmente appena sono arrivato io gli ho fatto dei lavaggi al forno, no? Perché ce l'ho in macchina, eccetera, eccetera. Pollo cottura a bassa temperatura. Per cuocere 1 ora e mezzo quel pollo a bassa temperatura, io ho speso 63 centesimi sulla cottura del pollo di energia. Acqua per il vapore 14 centesimi. Ok, quindi io ho speso per fare quel pollo 1 euro. Che cosa vuol dire? Che se io compro il pollo a 3 euro al chilo, 1 euro sulla cottura, ho un costo totale di 4 euro. So nello specifico quanto devo marginare sul pollo. Ok? Faccio il riso per il sushi a vapore? È stato 20 minuti, ho speso 48 centesimi più 5 centesimi di vapore. Elettricamente sono potenti, richiedono contatore, perché un 5 teglie a picco ha una potenza di 9,3 kW, ma non vuol dire che io impiego 9,3 kW, perché sono marchiati Energy Star. Io ho ristrutturato casa, ho fatto 110, 50, 90, adesso ho una casa a classificazione energetica a più. Ok? In teoria non dovrei anche risparmiare sulle bollette. In teoria. Dicono. In teoria. Ok? Dicono. Vediamo. Energy Star è l'ente che certifica le macchine professionali. Marchio risparmio energetico. L'obiettivo della tecnologia oggi è soddisfare l'esigenza e i problemi che ci sono tra di voi, tra di noi, ok, nella società. Pronti? No, finisci. No, ok, pensavo che ti dovevo dare la parola. Già che dobbiamo andare a grigliare per l'hamburger, no? Per la signora. Sempre il stesso processo. C'ho la griglia che ho già messo all'interno, mi affido allo chef Unox. Dobbiamo grigliare praticamente solo gli hamburger, no? Giusto Antonio? Possiamo fare anche uno strancetto se vuoi. Possiamo fare alla griglia? O rosolato, giusto così in teglia? Anche giusto così in teglia. Ok, va bene. Allora comunque devo andare a cuocere 2 prodotti, quindi devo gestire più tempi. Nello specifico voglio grigliare. Ed è sempre quello il concetto. Io intanto mi preparo la roba che devo dal banco, nell'attesa che Chef Top arrivi a temperatura. Ok? E già che io volevo assaggiare anche questi. Sì, perché penso che non hanno ancora la giusta marinatura, perché chiaramente sono fatte poco. Però assaggiamo. Noi possiamo assaggiare anche un po' di locotello se vogliamo. Noi non ci formalizziamo. Possiamo cuocere quello che ci piace. Ottimo. Allora, io griglio, va bene? Intanto Antonio mi metto un po' di riso in qualche. No, lasciamo anche così, non ti preoccupare, okay. Se non ti serve la teglia non è un problema. No. Ok. Allora signora, da bagnato ci metti quello mio vecchio. Quello tuo vecchio, che intendi come vecchio?
Ok, allora io metto un timer, sta a 99 gradi, ok? Deve arrivare a 2.40. Ci metto un timer. Start. Calcoliamoci un minuto di margine. Ok, allora, il riso ce l'abbiamo già pronto. Non ci resta altro che prepararci la carne. Per abbinare la carne facciamo la base come se dovessimo fare una tartare. Quindi un chilo di trito magrissimo, 35 grammi di premix tartare Novit. Questo è un prodotto dove all'interno c'è già dell'aggiungimento di sale, c'è un pizzico di pepe e c'è un po' di aromatizzazione di limone. E 2 grammi sempre di aroma midollo se voglio andare a spingere un pizzico più il profumo. Il prodotto lo vado a sciogliere in 80 massimo 100 grammi di acqua per chilo di carne. Vado ad aggiungere 10 grammi di marinata soft. La marinata in questo caso serve a darmi lucentezza, brillantezza. Soft limone. Lo soft è neutro, non sa di niente. O comunque appena un retrogusto provato appena. Se vuoi spingere quel profumo, mettere il gusto sì, meglio lui. È una scelta poi basta che cosa di sapore vuoi. La marinata chef e la soft. Sì, però la differenza tra chef e soft non è nel sapore, è nel colore. La chef all'interno ha un maggiore strato di rosmarino, è più arancione, perché teoricamente si usa per gli impasti di carne rosse, ok? Mentre la soft è più per carne bianche, ma io in questo caso sto adattando perché non voglio accentuare il colore, voglio mantenere il suo colore naturale, utilizzo la soft. Quindi vado a reimpastare tutto e ho la base di un impasto tartare che vado ad utilizzare per il sushi. Ma dobbiamo cambiare di divisa come faccio pure? No, manteniamo la stessa. Come i coltelli giapponesi. Come direbbe il tuo amico lì dietro, l'importante è non mischiare il nero con l'azzurro perché stonano, poi il resto si può fare di tutto. Lo devi dire a lui. Infatti io l'ho detto a te così tu per favore, grazie. Il rosso possiamo anche accettarlo, dai. Che a questo punto cosa facciamo? Ci stendiamo una sfoglia di carne, non ci servono tappetine, non tappetine, cose perché se riusciamo, siamo bravi, facciamo un lavoro anche alghe varie. Anche così. L'alga no, l'alga è una cosa che non piace, ha un gusto un po' strano, particolare. Piuttosto, torniamo al discorso del corpo. Hai un forno, prendi dei porri, te li cucini e usi il forno, delle zucchine tagliate a fette, grigliate, esternamente o internamente mette vicino alla zucchina. Lavoriamo con un qualcosa di nostro, perché poi fondamentalmente andiamo a fare una copia di un sushi, non stiamo andando a riprodurre un sushi a Ciacco. L'idea, il concetto è quello del sushi. Il macinato è l'alga. Immaginato potrebbe essere l'alga, esattamente. 2.43. Però ancora si sta preriscaldando, perché si preriscalda sempre di più. Perché o si inforna un hamburger o se nel forno 150, lui mi fa 150 hamburger sempre allo stesso tempo, sempre cotti. Anche qua, se ho bisogno di fare una sfoglia di riso, vado a trattare il riso come se fosse un tritato, quindi me lo vado comunque a stendere, altrimenti
mi taglio le mani o i guanti e vado a dare la forma con... No, c'era qualcosa che legava, se ricordo bene. Dove? Un prodotto di Magani che legava. Il mix ortolano. Si può usare? No, perché te lo asciuga troppo. Però questo qua, se tu, come diceva Giuseppe, se tu fai il risciacquo del riso, lo lavori per benino, non c'è bisogno di metterci niente, perché è rapido, te lo va, sì, guarda, è compatto. Se prendi il sushi già pronto... Vuoi fare la sfoglia? La sfoglia sì, chiaro che si deve sdrompere un po', però il mix ortolano no, perché diventerebbe una cosa immangiabile poi, eh. Fanno le sfoglie di riso, si lasciano riposare in frigorifero, stese, e poi si vanno a lavorare. Riesci a prenderlo? Vai, vai. 5:50. 5 minuti e 50, quasi 6. No. Ok? Quali sono quelli della cipolla? Questi qui. Tutto sì? Adesso vediamo anche il contrasto. Esatto. Vedete quanto tempo la porta aperta? Ma no? No? Non da. Mio marito dice che non è andata. Pure io dirò. C'è questo qua, questo qua. Recuperare. Riconosce quanto tempo siamo stati con la porta aperta e ti adatta ai parametri di cottura. Recuperare. Ok, posso stare 10 minuti, 5 minuti, 3 minuti, 30 secondi. Abbiamo una tecnologia dell'adaptive cooking che riconosce il carico inserito e quanto tempo sono stato con la porta aperta. Chiaro? Bene, 8 minuti, il nostro okay. Sulla sfoglia di riso vado a dare del sapore. Potrebbe essere del guanciale, potrebbe essere del lardo, potrebbe essere un qualsiasi salume di vostra produzione, perché comunque dobbiamo dare qualcosa che abbia comunque della sapidità, che sia oltre il riso e il carne, altrimenti poi sa veramente di niente. Vado a poggiarci sopra la mezza sfoglia di carne e faccio questo lavoro qua. La sfoglia di riso si mantiene abbastanza. A questo punto qua decido che cosa metterci. Verdure grigliate, insalata, rucola, perché no, se ho fatto della tagliata di petto di pollo, perché no della tagliata di petto, perché no di petto di pollo. Avete fatto un giusto pizza. Anche una crocchetta di banana. Anche una crocchetta di banana. Cioè, posso andare a metterci anche un po' di pistacchio. Pistacchio proprio a destra, che mi si mantiene comunque strutturato e quindi quando vado a tagliarlo non lo vado a perdere. Posso metterci un pomodorino secco di quelli nostri che facciamo tipo casalinghi, che facciamo a casa, con della pancetta leggermente affumicata. Posso metterci 100 euro, magari il cliente è invogliato, me lo compra pure tu e lo metto in offerta in quel caso, però sarebbe indigesto. Tu pensi? Però non so. Era un'idea. Però in questo lo devo fare da Francesco, mandare un 50% a fondo perduto, allora possiamo bilanciare. Io
sbagliato, in modo che quando vado a tagliare non crea attrito. Spendergli un po' la marinata. Anche così consumiamo un po' di marinata. Sono d'accordo. Sì, mi trovi d'accordissimo. E se facciamo un lavoro così, dove lasciamo la carne all'esterno, poi andiamo a tagliare con la carta forno, perché ci aiuta a tenerlo compatto. Una volta tagliato, andiamo a togliere la carta forno, questo ci è fatto. Quello sa che fanno i clienti. Quanto è peso? Da me volevo immaginare. Allora, questo è il classico, sì, sì. Però purtroppo, però questo momento, l'80% dei macellai ci dice che te vuole il sushi, possiamo farlo? Ecco perché io ti dico e spero che questa moda passi presto, perché mi sta bene l'insalatona, mi sta bene il poké, dove comunque se vado a vendere un piatto vado a vendere 300-400 grammi, mezzo chilo, ma se io calcolo il tempo che ci vuole per quello e che sto vendendo 50 grammi di porzione, arriva una famiglia da 4 persone, me ne compra 8, cioè fai il calcolo che cosa gli stai dando? 300 grammi di... E a quanto dovresti pagare per tutto il tempo che ci vale la lavorazione? Quanto? Di più. Questo dovresti vedere 25, 24, 25. Lo so, sto dicendo qualcosa che... Io ti sto dicendo la realtà, non ti posso... E qua c'è più lavorazione, la tartare almeno la fai da 100 grammi, e vendi la porzione da 100 grammi, ma qua quello lo puoi fare grosso, deve essere questo, qua è già grande, perché deve essere il bocconcino, quindi deve essere piccolo. E deve avere anche un coltello d'Italia. E se c'è qualcuno che dice me la fai a 1 euro. Tu quando li pesi la carne, perché se viene si compra la carne, metti la mano. Cioè questo va mangiato così, no? Sicuro? Sì. Al massimo si no, si mangia crudo. Crudo, sulla carne non ci mettiamo nulla. Sì, è scherzi, è normale. No, però caro. Altrimenti. Non possiamo non metterci niente, perché qualcosa ti dobbiamo anche vendere, altrimenti cosa stiamo a fare qua? Cioè non ci siamo. Lo so. E facciamo 25 euro, ne mangi quanto ne vuoi. Vediamo. Devi fare il più venite come fanno da più ora. Ma come le vanno in pensione? Deve essere un libro. Un libro. Sopra ci possiamo mettere una grassa, ci possiamo mettere dei semi di papavero, ci possiamo mettere ascolta, qua di sapore abbiamo un bel po', però qualcosa ci puoi metterci anche giusto un po' di aceto balsamico, qualcosina sopra di devi dare, perché è nel concerto, esatto, perfetto. Entro. Sì, la stessa grana di pistacchio, ci metto un po' di grana di pistacchio. Sì.
culturale non so come è frontale, no? Le gente che si vedono, vabbè, però a gennaio lo chiamare quello, che è un'offesa per la categoria. Bravo, non ti piace. Adesso stava bravo. Bisogna riconoscergli che è stato bravo a mettersi in immagine. Però a gennaio. Questo potrebbe essere il concetto del sushi. Altro concetto è quello di andarlo a fare su delle fettine sottilissime di carpaccio, quindi avvolgere la fettina di carpaccio. Però è sempre un discorso di un costo importante, vero? Sì, anche la fesa, però se parliamo di costi c'è un'azione di un primo taglio, Non stiamo parlando di... Anche perché se vai a mangiarti il sushi al ristorante, costa. E tutti sono disposti a pagare. Quindi è sempre come... gli uvenisti che stanno là. Come il discorso che ha fatto Antonio, che a volte veramente anche io mi metto in mezzo a questa situazione qua. Dipende come si comunica al cliente quello che è la novità che sto proponendo, quello che sto facendo, perché se noi già partiamo prevenuti su qualcosa, non possiamo trasferirlo a chi di solito ci ha speso sempre 50 euro ogni due giorni, per dirti ogni tre giorni, una volta a settimana, magari quel giorno te ne spende 70 perché comunque gli ha proposto qualcosa, c'è sempre creduto in te da anni che viene la tua macelleria. O no, volete fare qualcosa che abbia un po' il...
gusto piccante, fate un Philadelphia con della nduja, all'interno ci mettete Philadelphia e nduja, e viene la... In passato? Invece di metterci il pesto di pistacchio, la frena di pistacchio, la frena che gli metti la nduja, e quindi viene fuori un sushi che è leggermente piccante. Magari decorato con una polvere di peperone brusco. Soprattutto, certo. Diciamo che il concetto è più o meno questo concetto. No. Ringraziamento di nuovo a chi ci ha ospitato. Sempre gentili, ci mettono a disposizione di tutto, di tutto e di più. Grazie sempre a Francesco, grazie Giuseppe, e grazie soprattutto a voi che ci avete dedicato il tempo.